Dornia non si va, si torna. Eccoci, siamo di ritorno dalla nostra seconda missione a Gornja Bistra. La nostra guidatrice Chiara Pardini ci dirà le sue impressioni e le sue considerazioni sulla questa nuova esperienza che abbiamo fatto a Gornja. Ci siamo affiatati tanto come gruppo, anche con gli altri due ragazzi che erano all'interno della casetta con noi. E Gornja, come sempre, lascia un segno, penso che sarà un segno indelebile nella nostra vita. Infatti il nostro arrivo è stato bellissimo, perché come se non ce ne fosse una, è stata l'impressione generale di tutti. Si potrebbe dire che è come se non ci si fosse mai assentati da lì, perché c'è stata poi proprio anche questa frenesia comune di entrare subito nell'ospedale e di rivedere i bambini che abbiamo lasciato. Ne abbiamo conosciuti di nuovi e si parte sempre con la voglia di ritornare. E questa volta, rispetto, devo dire, la mia impressione rispetto alla volta scorsa, mi sento anche forse più tranquilla, perché mi dà l'idea che a tutto questo ci sia una continuità. Consiglierei a tutti di venire a Gornja, perché Gornja ti cambia, secondo me cambia proprio anche la visione che ha una persona della vita. E quei bambini, solo con un loro sorriso, con la loro dignità di vivere nonostante tutto, ti trasmettono una grande energia, e è per questo, con questa energia che ci danno, secondo me va utilizzata in maniera positiva anche una volta tornati di qua, cercando di fare anche dall'Italia, cercando di fare in modo che Gornja possa essere conosciuta da più persone, perché abbiamo ben capito che la rete di volontariato deve essere ampliata, sono tutte cose, discorsi che abbiamo condiviso in questi giorni, e secondo me si può fare sempre tanto. E ora vi riporto tutti a casa, va bene? Grande Chiara. Grazie Chiara. Grazie Chiara. Cara Laura, volevo sapere come è stata questa esperienza passata, la nostra seconda missione a Gornja. Questa settimana. È stata migliore della prima settimana dell'anno scorso, perché una volta entrati in ospedale non c'era più la paura, non c'era più niente. Sì, abbiamo ripreso come quando ci siamo lasciati, non abbiamo perso niente della scorsa esperienza, quindi è stato veramente un potenziamento del lavoro che avevamo fatto in precedenza, una continuazione. Abbiamo trovato delle persone splendide in casetta con noi, prima con Mario e Fabrizio. Sì. Mario e Fabrizio, poi Alessandra e Edoardo. Mary e Martina. È stata veramente una bellissima esperienza. Poi è molto difficile spiegare a chi non è stato qui le emozioni che si provano qua. Le emozioni, ma proprio la vita, perché qui si vive
ho vissuto molto più qui di tantissimi giorni passati in Italia, voglio dire, non è che ho fatto una settimana, è stata una settimana piena, da anche la notte, cioè era sempre piena, era piena di tutto, piena di vita, piena di tutto, quindi ti senti vivo, ti senti veramente vivo. E si può solo ringraziare. Sì. Cosa ti porti a casa? Tutta questa bella vita. Una bella sì. botta di vita. Una bella botta di vita, sì. Cosa... Perché... È importante... Dobbiamo tornare... Cioè, perché è importante avere, come diceva Chiara, questa rete di volontariato? È importante che le persone vengano, che conoscano Gornja, perché questi bambini hanno bisogno, hanno bisogno. A parte che è un'esperienza fantastica per ognuno, cioè... un'esperienza che ti lascia molto molto più pieno, più, non lo so, vita. Sì, anche lì si può dire solo vita, insomma, no? Non ti importa di niente, vai vestito come viene, tutti i fronzoli scompaiono, non esistono più. E penso che sia un punto molto alto da raggiungere, quello. E poi è importante perché questi bambini hanno estremamente bisogno. Se non ci sono i volontari, loro non rimangono nelle stanze. Gli infermieri fanno quello che possono, portano qualcuno in ludoteca, qualcuno di volenteroso fuori. Per fortuna ci sono stati tanti cambiamenti, quindi adesso ci sono anche tanti volontari croati, ma ne servono ancora di più. Quindi chiunque pensa di voler fare qualcosa nell'ambito del volontariato, ecco, io consiglio vivamente questa esperienza, perché sia a livello, sia per se stessi, ma soprattutto per loro, è estremamente importante, ha un valore estremo proprio, come in tante altre forme di volontariato, ma qua sarà perché lo vivi 24 ore su 24 e quindi lo senti molto molto di più. Non è il volontariato che fai una volta al mese, una volta a settimana, per 3 ore. Qui lo fai per 7 giorni, 24 ore su 24. Quindi è molto molto molto... lascia un segno veramente grande. E quindi io consiglio, ecco, chiunque fosse interessato, contatti la Fondazione del Giardino delle Rose Blu e venga, o vada, insomma. Vabbè. No, com'è stata questa esperienza? Questa esperienza è stata bella, diversa dalla precedente, molto più, sotto certi punti di vista, molto più intensa, perché ho avuto più contatto con molti bimbi. È stato bello trovare dei cambiamenti, come abbiamo detto subito, sicuramente che quando torni a Gornja non ti sembra nemmeno di essere andata via, perché è molto facile riprendere il via, entrare nel ritmo loro, quindi è stato meno faticoso rispetto all'anno scorso, che essendo stata la prima volta andavamo un po' più... Cioè io andavo un pochino più coi piedi di piombo, quindi per ingranare mi ci è voluto qualche giorno in più. Invece quest'anno subito, appena arrivate, lanciate, non guarda nessuno, mi fa sporco. Hai ragione te, poveri. Abbiamo trovato un gruppo meraviglioso, cioè Edoardo e Alessandro sono stati bravissimi, molto dolci, sono bravissimi con i bimbi, mi sono piaciuti tanto e sono contenta di averli conosciuti e di aver condiviso con loro questa esperienza. Mi sono trovata bene con voi, è stato diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso forse era tutto un po' più, cioè come se fossi, si giocasse in casa l'anno scorso, no? Eravamo tra di noi, quest'anno eravamo meno noi, quindi magari è stato un po' diverso, però io sono stata bene, sinceramente è stato bello. Mm-hmm.
per il resto, perché venire a Gornja? Venire a Gornja, vabbè, è stato detto e ridetto già da voi due, è importante sicuramente per avere questa continuità che è fondamentale per i bimbi, perché è importante che anche comunque i bimbi meno conosciuti, perché comunque sono costretti a letto, siano considerati, siano coccolati, siano uscita più avanti. Quindi importante è per quello, poi perché è un'esperienza che ti lascia il segno, che ti cambia, che ti dà tanto, capisci che il resto poi non conta, cioè veramente, no, non è importante, come diceva Laura, apparire. Ti sanno dare con niente, perché pochissimi di loro parlano italiano, quindi la maggior parte ti dà tutto con uno sguardo, con 800 metri, una richiesta di affetto, perché ti prende una mano e se la mette al viso, quindi loro sanno veramente esprimere con niente quello che... Prendete l'autostrada. La nostra compagna di via che sta dicendo la sua, e insomma Gornja che sarebbe questa, scusate, detta Tomma. No, andare a Gornja è importante, è importante per se stessi e per i bimbi più che altro, perché per noi contano loro. Ok, detto tutto, non lo so. Sì. Ma che pianga, non piango. Ah, voglio dire questa cosa qui, ci tengo. Allora, venerdì, l'anno scorso ho pianto il venerdì, quest'anno ho pianto il sabato, però siamo arrivate la domenica, sono venuta qui, sì, triste perché non so quando tornerò e tutte queste cose qui, anche se probabilmente si tornerà a Natale. Se ci vuole aggregare, venga pure. Però sono venuta, cioè, rispetto all'anno scorso che ero più triste, che stavolta sono felice, torno a casa felice. Mirko, t'ho fregato. Sì, perché ha già dato, c'era un piatto, il piantino ci voleva, no? Che sta male il piantino. Allora, siamo di nuovo un viaggio, finalmente Ida è tra noi, perché prima stava dormendo. Allora Ida, raccontaci qualcosa di questa esperienza. È stata sicuramente un'esperienza positiva. Io ci ho lasciato la voce, come si sente, però è stata bella. Che dire, il gruppo rispetto all'anno scorso era molto più ristretto, eravamo in quattro, più i due della casetta. In tutto eravamo in sei, nonostante non fossimo in tanti, a differenza dell'anno scorso è stato bello lo stesso, e abbiamo avuto modo di fare più comunione anche fra noi, di interagire meglio, di sopportarci meglio, e anche il servizio nell'ospedale è stato diverso da quello dell'anno scorso, però credo che sia stato senz'altro utile, sia per i bambini, per il personale dell'ospedale e soprattutto anche per noi, perché i bimbi a Gornja ci danno sempre tantissimo. Noi andiamo per dare, ma sicuramente anche per prendere. Quando torniamo a casa, al di là dei raffreddori, eccetera, siamo molto più ricchi, credo. Perché venire a Gornja? Esatto. Forse ho un po' già risposto, perché è un dare, è un avere, è entrare in contatto con una realtà diversa da quella che incontriamo nella nostra quotidianità. A volte nella normalità si pensa che la vita
vita in alcuni momenti ci abbia preso a schiaffi, poi quando vai a Gornia la situazione cambia, i pensieri cambiano, la misura cambia delle valutazioni. Io credo che bisogna venirci per provare e per dare una risposta, perché sicuramente ognuno trova una sua risposta. Io ripeto, io mi sento più ricca, ho una valutazione della vita quotidiana diversa, si sdrammatizza, si dà più valore alle cose semplici, ai sorrisi. Laura. Francesca cattiva. Mario buono. Nenno cattivo. Nenno cattivo. Questi sono i moccoli in croato. Grande Elena, ho dato anche un bacio, ma dato anche un, cioè, si è fatta dare un bacio senza tirarmi una ciabatta prima di partire. Che c'è sticale, che ci stai portando a casa? Grazie. Come si chiama? Chiara cattiva. Nenno cattivo. Francesca cattiva. Mario buono. Laura. Francesca cattiva.